Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Do il benvenuto al segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Buonasera, bentornato. Grazie. Allora, Landini, tanto la porto subito a Brescia, però le faccio proprio una domanda a bruciapelo, perché stasera saremo veloci, ma insomma ha sentito prima di lei insomma il dibattito. Lei, a sua memoria, abbiamo mai vissuto una fase così difficile e pericolosa? No, io penso di no, perché abbiamo la pandemia, abbiamo il cambiamento climatico, abbiamo il digitale che sta cambiando la vita delle persone, il lavoro, e adesso abbiamo una guerra. E addirittura adesso abbiamo il rischio di una guerra nucleare, questo credo che sia il tema di fondo. Quindi almeno io personalmente una situazione così difficile e complicata non l'ho mai vista. E tutto questo è reso ancora più complicato dalle diseguaglianze che in questi anni sono aumentate e del fatto che le persone normali che per vivere debbono lavorare oggi in molti casi sono povere pur lavorando e non ce la fanno. Quindi io credo che una situazione così difficile, ma un livello di diseguaglianza così alto, che poi provoca anche una divisione sociale, una competizione sociale, io non l'ho mai vista. E quindi c'è proprio bisogno invece d'agire per non lasciare solo le persone, credo che ci sia da agire per bloccare questa guerra assurda che sta andando avanti, e quindi credo che questo sia una priorità, e allo stesso tempo però c'è bisogno d'agire perché c'è chi sta male, c'è chi non ce la fa arrivare alla fine del mese, ma in questa situazione c'è anche chi ha aumentato i profitti, chi ha aumentato le sue ricchezze, e io credo che questo sia un tema su cui mettere mano. Adesso arriviamo alle ricette, però prima sentiamo che cosa succede nelle piazze, perché questo è soltanto un assaggio di quello che immagino vedremo e stiamo vedendo praticamente quasi tutti i giorni nelle piazze italiane. Alessio Lasta da Brescia. Eccoci Corrado, allora io ti sto parlando da questa infilata di stabili popolari del quartiere San Polino, un quartiere di 3.000 abitanti alla periferia sud-est di Brescia, e qui sono tutti molto arrabbiati perché hanno ricevuto delle bollette pazzesche, un po' come tutta Italia. E guarda che cosa fanno stasera, fanno quest'atto dimostrativo, ci hanno tenuto a farlo e a dire che è dimostrativo proprio perché bruciare le bollette è uno dei modi che hanno per portare avanti il loro dissenso contro questa politica degli aumenti. Esatto. Ti faccio parlare con Luigi, ecco, esatto. Luigi operaio. Ma le bruciano, le bruciano, ma poi le pagano o no? Sono un operaio, non ce la facciamo. Le bruciate più. E le pagate oppure no? Non le paghiamo. Non le pagate perché? Perché non è giusto, non ce la facciamo più noi operai. Perché a me personalmente mi è arrivata una bolletta di 240 euro, quando l'anno scorso bimestre era 120 euro, quindi un aumento del 100%. Non si può andare avanti così. E le prossime saranno più saporite. Ecco, qui invece c'è Luigi, visto che stiamo facendo un po' la Spoon River di questi aumenti, quanto ti è arrivata la bolletta in passato e quanto dovrebbe arrivare? Allora, A2A mi ha mandato una bolletta per gennaio-febbraio per il riscaldamento di 540 euro l'anno nel 2022. Quella che sarà prossima ha già comunicato che l'aumento del gas sarà del 600%, quindi mi arriveranno 2.000 euro di bolletta, è una cosa insostenibile. Ecco Corrado, io ti porto adesso dentro il cuore di un'assemblea popolare, perché si fanno ancora qui le assemblee popolari, una città operaia, Brescia ancora, e queste persone sono tutti abitanti dei quartieri, sono padri di famiglia, single, pensionati, lo dicono chiaramente, no alle bollette di guerra, noi non paghiamo. Ora ti porto dentro l'assemblea e ti faccio sentire che cosa stanno dicendo. Di dire che noi la crisi non la paghiamo più. La crisi la paghino le banche, la paghino i padroni del fossile, la pagano i signori della grande finanza, non noi. Non noi che questa crisi non abbiamo voluto e questa crisi non abbiamo provocato. E guardate che realizzare questo sciopero, questa attività di disobbedienza civile non violenta, non si rischia nulla, perché arriveremo al 30 novembre ad aspettare i solleciti. Nessuno correrà alcun rischio. Aspettiamo il primo sollecito, resistiamo, aspetteremo il secondo. Io pensionata invalida, vivo in una casale, mi è arrivata una bolletta corrente di 250 euro
è scaduta il 23 settembre, io aspetto il primo sollecito, il secondo, il terzo, ma io non la pago! E le bollette più care arriveranno alla fine di novembre, perché ancora stiamo pagando i vecchi canoni. Gli aumenti di tariffa arriveranno tra qualche mese. E allora noi diciamo che per mettere in sicurezza le famiglie servono 50 miliardi di euro. E dove li prendiamo questi soldi? Li tagliamo dagli ospedali? Li tagliamo dalle scuole? No, andiamo a prenderli là dove ci sono, tassando la rendita del grande capitale, tassando gli extraprofitti. Dall'inflazione fiscale! Come? Dall'inflazione fiscale! Evasione fiscale, dicono. Eh certo, anche l'evasione fiscale. Ma scusa, hanno fatto l'operazione della Fornero con 300 miliardi tolti all'INPS ai lavoratori, hanno obbligato i lavoratori ad andare in pensione, hanno obbligato i lavoratori a ridurre la pensione e non sono in grado di trovare 30 miliardi, 40 miliardi che sono quelli che servono per riportare le bollette al 2021, 40 miliardi non sono in grado di trovarli a chi ha i soldi. Quindi bisogna tassare i ricchi. Ma bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono. Dove ci sono? Allora, Alessio, aspetta perché qui c'è Alessio, siccome c'è il segretario della CGIL Landini qua che sta ascoltando, qui ci sono, diciamo, due questioni sul tavolo. La prima è una parziale disobbedienza, cioè dicono questi cittadini che sono tutte persone, sono operai, sono persone con stipendi modesti, normalissimi, che hanno, diciamo, stanno proprio un po' sul limite, no? Che chiaramente se gli si raddoppia la pensione è un disastro. Dicono aspettiamo il secondo sollecito prima di pagare, però poi bisogna pagare, non possiamo dare un segno di un messaggio di illegalità, io ve lo dico le bollette bisogna pagarle, ma bisogna aiutare a pagarle queste bollette qua, insomma. Ma la seconda questione è, ci dice quello che stava parlando prima all'Assemblea, abbiamo bisogno di uno scostamento di bilancio sostanzialmente, servono 50 miliardi per aiutare gli italiani, i tedeschi ne hanno trovati. Non è uno scostamento di bilancio, Corrado. Va bene. Scostamento di bilancio vuol dire che prendiamo le risorse che devono andare agli ospedali e le mettiamo come bonus per pagare le bollette. Noi non vogliamo questo. No, lo scostamento di bilancio, no, scusami, lo scostamento di bilancio significa anche fare nuovo debito in questo senso qua. Non toglierlo, certo. Fare nuovo siete debito. D'accordo su questo. Noi cioè, siamo d'accordo. Il problema è che allora sentiamo ci sono con una tassazione sentiamo Maurizio Landini un momento. C'è chi dice scostamento 50 miliardi, chi dice 30 miliardi, penso a Salvini, chi come la Meloni, che sarà il prossimo Presidente del Consiglio, dice è molto cauta, dice non possiamo permetterci oggi di fare altro debito perché siamo indebitatissimi rispetto alla Germania, per esempio. Qual è il suo pensiero? Noi al governo che c'è in carica abbiamo avanzato una richiesta molto precisa fin dai mesi scorsi. Vorrei dire che noi al governo Draghi abbiamo chiesto ad aprile di aprire un tavolo di discussione sulle politiche energetiche del nostro Paese, cosa che non è ancora avvenuta. E noi avevamo avanzato e abbiamo avanzato una proposta molto precisa che ripetiamo anche al nuovo governo che ci sarà. È stato tassato al 25% gli extra profitti, quello che ha portato 200 euro nel mese di luglio a tutte le persone che hanno un reddito fino a 35.000 euro. Se si tassa quel valore, stiamo parlando di 40 miliardi, al 100%, vuol dire che nelle tasche dei lavoratori, dei cittadini, dei pensionati, tutti quelli che hanno un reddito almeno fino a 35.000 euro, vuol dire che ci possono andare altri 600 euro e non fai nessun scostamento di bilancio. Lei dice che le aziende energetiche che hanno fatto extra profitti devono dare tutti gli extra profitti in tasse, 100%. In una situazione di questa natura, io dico che perché hanno gli extra profitti? Perché le persone hanno pagato delle bollette che sono aumentate, non è che hanno gli extra profitti perché sono bravi, sono i saldi delle persone che hanno pagato. Allora io penso allora, che ci sia scusate però mi fa finire una per volta. Quindi questa nostra richiesta noi l'abbiamo avanzata al governo Draghi, non è stata accolta. Per noi questo è un tema che deve essere affrontato perché gli extra profitti ci sono ancora. Allo stesso tempo, visto che la situazione sta peggiorando e visto che c'è un problema che riguarda il fatto che il tetto al prezzo del gas in Europa e modificare anche il meccanismo con cui si formano i prezzi, perché c'è una speculazione finanziaria incredibile, non c'è solo la guerra che ha aumentato i prezzi, c'è anche una speculazione finanziaria per come si formano i prezzi. Quindi questa discussione in Europa va fatta
e non so però che risultati porta. Siccome però la situazione, come qui dicevano, peggiorerà, perché le bollette che debbono arrivare saranno ancora più pesanti di quelle che sono arrivate, questo è il problema che abbiamo di fronte, allora io penso che c'è un'operazione da fare. Quale? Non solo gli extra profitti, non li hanno fatti solo le aziende energivore. Noi abbiamo profitti che sono aumentati in questo periodo, guardiamo le banche, lo stanno dichiarando loro, le banche stanno dichiarando che hanno degli aumenti dei profitti che non hanno precedenti nella loro storia. Abbiamo molti settori, non solo quelli energivori, che hanno aumentato anche questi profitti. Allora io penso che bisognerebbe fare un'operazione come è stata fatta quando c'erano le banche che erano in difficoltà e che avevano dei crediti inesigibili. A un certo punto sono nate delle società che hanno acquisito quei crediti inesigibili e anche con soldi pubblici hanno aiutato le banche ad affrontare questa situazione. Quindi se noi siamo di fronte ad una situazione che nei prossimi 5-6 mesi ha questa dimensione, io credo che andrebbe costituito un fondo sia con soldi pubblici ma anche con i soldi non solo degli extra profitti ma anche di chi ha fatto profitti delle imprese, perché per me la logica, sentivo prima che lo dicevano, la logica sarebbe che le persone, visto che non stanno consumando più luce, non stanno consumando più gas, stanno consumando lo stesso degli altri anni, solo che lo stanno pagando molto di più. Allora secondo me la logica sarebbe che le persone pagano quello che hanno pagato gli anni precedenti e quello che c'è in più deve essere assunto e sostenuto da questo fondo. Dunque, che viene fatto dalle tasse, che è fatto da tasse, le banche, extra profitti, certo, e conti, al limite anche da un contributo, perché cioè dei patrimoniale contributi. No, ma basterebbe, no, io sto, no, non c'è bisogno. Contributo dello Stato, dice lei. Sì, noi stiamo pensando anche a un contributo che fosse fondato, ma guardi, non c'è, chiariamoci, c'è un problema di riforma fiscale degna di questo nome. Sì. Qualcuno lo ricordava, abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale. Io vorrei sapere una cosa, il documento di programmazione economica che adesso è uscito, manca una cosa, non so se l'avete notata. Cosa il governo sta facendo sull'evasione fiscale, quanto è entrato dall'evasione fiscale nel documento di programmazione economica non c'è. Non c'è scritto. Allora io vorrei capire perché, cosa stanno facendo, perché oggi con la tecnologia anche digitale che c'è l'incrocio si possono fare molte cose. Allora io penso che oggi questa operazione Alessio, da mettere in campo. Alessio, un'ultima battuta perché poi devo andare avanti. Sì, sì. Siccome sabato 8 la CGIL ha organizzato una grande manifestazione. No, ma lo ricordiamo, dico, un anno dall'assalto della CGIL a Roma. Ma questa è una delle richieste che noi faremo e che avanziamo al nuovo governo, perché qui c'è un doppio problema. Il rischio è non solo della mia, diciamo così, della mia bolletta in casa. Noi siamo anche di fronte al fatto che questi aumenti qui stanno determinando che anche le imprese, le piccole e medie imprese o le grandi imprese, stanno avendo dei costi che in alcuni casi mettono in cassa integrazione i lavoratori, perché gli costa meno non produrre che produrre. E il lavoratore si trova con lo stipendio dimezzato e la bolletta triplicata. Quindi c'è un problema che non è solo la tutela dei cittadini e dei lavoratori, ma c'è un problema che noi rischiamo di far saltare il sistema economico del nostro paese. Allora, Alessio, allora, di fronte a un'emergenza di questa natura servono soluzioni straordinarie. Che sono quelle come che abbiamo. Sono state, vorrei dire, le abbiamo usate per salvare le banche. Credo che si possa fare anche per salvare il nostro paese e il sistema industriale. Alessio, veramente in un minuto. Sì. No, quando tu, appunto, traducendo, hai detto, chiedendo a Landini, anche i ricchi piangano, qui hanno detto tutti sì. Ecco, mi chiedo. Io voglio fare una domanda al segretario Landini. Velocemente. Voglio chiedere. Noi riusciamo a obbligare il governo a mettere in sicurezza le famiglie solo se riusciremo a costruire una massa critica importante in questo paese. Cosa sta aspettando il segretario Landini a chiamare lo sciopero generale? Signor segretario, aderisce il sindacato o no a questo movimento? Sentiamo. È questo di cui abbiamo bisogno. Sentiamo la risposta. Segretario, vuole dire qualcosa su questo? Guardi, se vogliono, noi abbiamo organizzato sabato una manifestazione e stiamo allargando, si stanno facendo assemblee, iniziative. No, ma noi non escludiamo nulla. No, ma vorrei che fosse chiaro, non escludiamo nulla. Io ho avanzato delle proposte e se il governo non ci risponderà, visto che c'è un nuovo governo, noi non escludiamo assolutamente nulla, nemmeno le iniziative di mobilitazione. Vorrei ricordare che lo sciopero generale contro il governo Draghi, quando ha fatto una legge finanziaria sbagliata, l'ha proclamato la CGIL e la UIL. Noi l'abbiamo già proclamato contro il governo Draghi quando la legge finanziaria proprio sul fisco non faceva. Voi farete queste proposte e poi valuterete sulla base di quello che c'è
dirà adesso di intervenire, e se le proposte ci saranno siamo pronti a fare la nostra parte, se le proposte non ci saranno non escludiamo Landini, nemmeno la mobilitazione, come abbiamo sempre fatto. Conosce il nostro mestiere, vogliamo provarlo a fare fino in fondo. Scusate, no, senza grida, sono qui ora ci sono io, e Alessio, poi ci vediamo dopo con te. Conosce Giorgia Meloni, che idea si è fatto di lei? No, io non è che la conosco, l'ho vista qualche volta, non ho mai avuto a che fare più di tanto, nel senso che abbiamo avuto storie, diciamo così, diverse e non abbiamo mai avuto la possibilità di incontrarci. Semplicemente quello che vedo è che lei è riuscita a vincere le elezioni, ha una maggioranza e quindi credo che debba, visto che ha avuto questo voto democratico, governare questo paese. Dopodiché noi i governi li abbiamo sempre giudicati per quello che fanno. L'abbiamo fatto con i tre governi che abbiamo avuto alle spalle in questi 5 anni e la continueremo a fare anche nei suoi confronti. Quindi io non ho nessun atteggiamento pregiudiziale preventivo. Senta. Io la giudicherò per quello che fa. Come le ho detto, noi avanzeremo delle proposte e la giudicherò anche sul fatto se il governo, prima di prendere le decisioni, discute e coinvolge anche le organizzazioni sindacali e il mondo del lavoro oppure no. Se andremo in una certa direzione, siamo pronti a fare la nostra parte. Se non avremo risposte o se faranno scelte che noi non condividiamo, faremo il nostro mestiere per tentare di tutelare al meglio i bisogni delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Lo sa che molti operai della CGIL hanno votato per la destra? Da quando è che si è rotta l'equazione CGIL uguale sinistra? Ma guardi, che ci sia un voto articolato è da un po' di tempo che votano Lega. Adesso io non sono in grado di sapere cosa votano gli iscritti della CGIL, perché io non do indicazioni di voto né sono in grado di sapere cosa pensano. Però il fenomeno l'avrà sentito anche lei, no? L'avrà visto anche lei. Ma non è mica nato adesso. Cioè nel nord che ci fossero anche operai, in alcuni casi anche iscritti alla CGIL, che votassero per la Lega, per votassero in forme molto articolate, c'è. Del resto vorrei che fosse chiaro a tutti, siamo di fronte ad un'articolazione, a un cambiamento del quadro politico e del movimento qui che non ha precedenti, non è che siamo in una situazione di normalità, no? Quindi da questo punto di vista questo è sicuramente un tema, ma il punto è che chi è iscritto alla CGIL o chi lavora, al di là di quello che vota, chiede a me, sindacalista o sindacato, di tutelare i suoi interessi. Allora quello che io devo fare non è occuparmi di che cosa ha votato il lavoratore. Quello che interessa a me è come rappresento quei lavoratori e di fare in modo che i suoi interessi siano rappresentati da qualsiasi governo. In alcuni casi noi abbiamo proclamato degli scioperi contro i governi e i lavoratori che hanno scioperato, in alcuni casi gli è toccato anche scioperare contro il governo con cui avevano votato. Non è la prima volta che questo avviene, no? Lo dico in modo... Senta, segretario, l'ultima domanda che le faccio è... Guardi, la cosa che a me preoccupa di più è il fatto che in questo paese, per la prima volta, il 40% degli italiani non è andato a votare e una buona parte anche dei lavoratori, da quello che si legge, non sono andati a votare perché non si sentono rappresentati da nessuno. Allora questa è la cosa che dovrebbe preoccupare tutte, anche le forze politiche, perché in un paese dove 17 milioni, perché il 40% dice questo, 17 milioni di persone hanno deciso di non andare a votare, dovrebbero tutti preoccuparsi, perché 17 milioni sono di più di 12 milioni che hanno votato a destra o di 15 milioni che hanno votato tutti gli altri partiti che non erano di destra. Questo credo che sia un elemento. E perché c'è il problema di dare una risposta? Perché come abbiamo sentito, quelle persone lì vogliono una risposta rispetto alla loro condizione che gli sta succedendo adesso, che non riescono a pagare le bollette, che non riescono ad andare alla fine del mese. La politica si deve occupare di questo e io come sindacato voglio fare il mio mestiere, perché non voglio lasciare solo nessuno. Domenica domenica sarete in piazza. Sabato siete in piazza, sabato è un anno dall'assalto della CGIL. Sì. Un assalto di matrice fascista, gli chiedo una risposta telegrafica: in Italia esiste ancora un rischio fascismo? Beh, forze che si richiamano al fascismo, come quelli che hanno assaltato la nostra sede, naturalmente ci sono, e sarebbe molto importante che, come dice la nostra Costituzione, che quando ci sono forze che si richiamano esplicitamente al fascismo dovrebbero essere sciolte. Dopodiché il fascismo, vorrei che fosse chiaro, se uno ci ragioniamo, il fascismo cos'è? In realtà è un sistema di idee, è un regime reazionario di massa. Questa è la storia del nostro paese, che è riuscito anche a far prevalere una certa idea, una certa cultura del far politica che è fondata sull'autoritarismo e sulla violenza, perché 100 anni fa, quando è nato il fascismo, la prima cosa che ha fatto il fascismo di 100 anni fa è stato incendiare le sedi sindacali,
togliere i diritti di sciopero, togliere i diritti, cancellare i sindacati, proprio perché la logica fascista porta a una riduzione della democrazia. Allora io non voglio tornare in quella situazione e a maggior ragione, proprio perché siamo di fronte ad elezioni che ci sono appena state, io sono rispettoso del voto democratico delle persone, ma allo stesso che sono state fatte, ma allo stesso tempo chiedo a tutte le forze politiche, in particolare mi rivolgo al nuovo governo, perché deve assumere la rappresentanza dei bisogni del lavoro come un interesse generale di questo paese da cui partire. Noi vogliamo fino in fondo fare questa parte. Grazie a Maurizio Landini e...